Lazio, ci siamo! Siamo in onda. Allora, oggi pomeriggio accade veramente qualcosa di molto speciale, perché abbiamo qui con noi niente po' di meno che voglio immediatamente presentarlo, perché non presentarlo immediatamente, avete letto in questi giorni il suo nome sui tabelloni, perché c'era questo evento che oggi si realizza qui sul molo Bestoso di Alassio, un magico molo che è una tradizione venire qui a fare i tuffi. Allora, dove se non qui portare addirittura un olimpionico, che porta da questa parte, se non fissa un po' il microfono, e vorrei subito un gran applauso per il nostro olimpionico qui con noi, Lorenzo Marsaglia. Ciao Lorenzo, ben arrivato, come stai? Ciao a tutti. Benissimo, grazie. Bene Lorenzo, allora siamo strafelici di essere qui con noi, che tu sei qui con noi, insieme non soltanto, fra poco andrò a presentare colei che ti aiuterà in questi tre giorni, e il tuo staff, in questi tre giorni dove ci sarà una scuola vera e propria di tuffi. Perché questa scuola di tuffi qui? Beh, perché Alassio ha da sempre una tradizione di tuffi dal molo, e quindi mi sembrava importantissimo insegnare ai ragazzi anche a non farsi male e godersi questo posto spettacolare. Esatto, facciamo una paura, che chissà che da qui non possa nascere un futuro olimpionico, chi lo sa, magari se uno piano piano si avvicina scopre questo mondo meraviglioso dei tuffi, perché è un qualcosa, il calcio lo conoscono tutti quanti, però il mondo dei tuffi è meno conosciuto, di conosciuto, sì. Sapete, sono degli sport che vanno da sé e altri che invece vanno pian piano conosciuti. E voi... c'è da fare un po' di pubblicità, ogni momento è buono. Non ho dubbi. A che età hai iniziato tu a fare i tuffi? Io ho iniziato abbastanza tardi, verso i 9 anni, perché ormai i tuffi si iniziano tra i 5 e i 6 anni. Ah, cioè proprio in un'età... Esattamente, perché più si è piccoli, più si acquisiscono i movimenti, la sensibilità, l'acquaticità. Cioè, se uno inizia a 15, no. Si può benissimo. Magari è molto più difficile che dopo 3 anni riesci a qualificarti per i campionati italiani o... No? Nazionale. Allora, la prima cosa che però voglio fare è introdurre immediatamente l'assessore del turismo, nonché vice sindaco della città di Alassio, Angelo Galtieri. Assolutamente non necessaria la mia presenza, basta lui. Poi che ci scriviamo anche noi, riproviamo con l'età un po' avanzata a tentare. Infatti, ho detto, perché volevo fare la battuta, ma dunque l'assessore non può, no? No, l'assessore rinuncia, se vuoi continuare, ti lascio il posto. Allora, ci siamo qui ad Alassio in questa splendida location che non ha bisogno di presentazioni, però sono 3 giorni speciali per Alassio. Soprattutto grazie a Lorenzo, perché il molo c'è sempre stato, ci siamo sempre tuffati da ragazzini, poi purtroppo le normative di sicurezza ci hanno imposto di chiuderlo ai tuffi. Oggi avere la possibilità di averlo aperto con un istruttore come Lorenzo, credo che sia un'opportunità più unica che rara, e mi auguro che sia solo l'inizio di un percorso che, se gentilmente Lorenzo conferma, possiamo dare via quest'anno e poi proseguire negli anni futuri. Progetto Alassio Experience, Experience. Molto bene, dunque hai una responsabilità sulle spalle, ti dico soltanto questo perché è molto importante. Ha sopportato le Olimpiadi, sopporterà anche questo, no? Sì, che decisamente sì. E anche questo. Adesso non ho ancora parlato di come andate alle Olimpiadi, ma tra poco naturalmente ne parleremo, perché facciamo un applauso, arriva da Tokyo, signori. Cioè, pensate che io non so pensare quanto batte il cuore quando si dice in pedana, quando si è sul trampolino, da dire in pedana, dunque non oso pensare veramente all'emozione e l'adrenalina. Tu ti batte il cuore, riesci, o sei talmente preparato che riesci a gestire in modo tranquillo quella situazione? Aspetta, vai. Ci sono tantissime tecniche per rilassarsi e controllare il respiro, il battito del cuore, quindi, però è comunque un'emozione fortissima. Ah, queste sono tecniche che sono utili anche non soltanto per i tuffi, mi viene da dire, questa, provare anche il consiglio comunale. No, beh, traduco in tutta la vita, questo è vero. Va bene, però io vorrei anche fare un saluto, perché qui con noi a Roberto Pizzorno del CONI. Venga, venga, signor Roberto, venga. Dottore, venga. Il CONI, quale migliore istituzione in un evento come oggi? Prego. Bene, complimenti comunque. Vabbè, io porto i saluti del CONI Liguria, del presidente Antonio Micillo e tutto il mondo sportivo savonese. E grazie dell'invito. E io sono venuto più che per parlare, più sono venuto per vedere i tuffi del grande campione. Credo che queste Olimpiadi, ma anche tutti gli altri, abbiamo anche la luminosa Bogliolo, diciamo che siamo qui di Alassio, ci avete fatto soffrire,
ma ci avete dato tante soddisfazioni. Quindi il mondo sportivo savonese è orgoglioso di tutti coloro che hanno partecipato alle Olimpiadi. Noi abbiamo tanti savonesi che hanno partecipato a queste competizioni e non abbiamo portato a casa delle medaglie, è vero, però abbiamo ottenuto dei record italiani, siamo usciti a tutti da, parliamo di Teo con Largo, Chiara Bagliati, è uscita battuta dalla sua compagna di squadra che poi è portata a casa il bronzo. Quindi i savonesi ci hanno fatto veramente una bellissima emozione, ci hanno dato tante emozioni, ma soprattutto chiudiamo con il nuoto sincronizzato. Siamo sul mare, non poteva mancare il nuoto sincronizzato, quinto posto nella squadra, sesto nella coppia con la Linda Ceruti e la Costanza Ferro, quindi cinque nazionali savonesi che hanno portato a questo quinto posto. Ecco, noi siamo orgogliosi di questo, quindi il messaggio che noi poniamo con i CONI è quello di portiamo avanti i valori dell'amicizia, della fratellanza e della solidarietà, perché questo team Italia, e lui lo può anche confermare, ha avuto anche questo grande successo perché è stato un gioco di squadra. Praticamente Casa Italia era la casa di tutti i loro componenti delle azioni e hanno fatto veramente squadra in tutti i sensi. Quindi grazie a te, un saluto chiaramente a tutti gli sportivi savonesi e i giovani che sono il nostro futuro, i giovani sono il futuro della nostra nazione, giovani e giovanissimi che un domani, ci auguriamo, possano rappresentare con la maglia azzurra la nostra città, Alassio, la nostra provincia, Savona, e la nostra regione Liguria. Grazie. Grazie, grazie di cuore davvero. Grazie al dottor Roberto Pizzono del CONI che è qui con noi oggi pomeriggio e ci ha fatto una panoramica che insomma fa la differenza e motiva davvero le ragazze a mettersi in gioco per questa grande passione legata allo sport. Bene, allora torniamo un attimino a Tokyo perché sennò ci perdiamo qualcosa. Eccoci. Ok, allora sono state due le competizioni in cui eri, facciamo un passo avanti, facciamo anche mezzo a questa parte. Sono state esattamente due le competizioni dove tu eri protagonista, nel trampolino da 3 metri, dico bene, tuffati, il pubblico dice tuffati, tra poco lo vedete. Dunque, c'è stato un 20° posto nel singolo, dal trampolino di 3 metri, dico bene, sì. E poi però un grande 6° posto, dico grande perché in realtà sembra di 1-11, sapete, uno siamo abituati che se non arriva sul podio vuol dire che è andata male, no, non è assolutamente vero, anzi, perché è un grande risultato questo 6° posto in doppio con Giovanni Tocci, facciamo un applauso, non è con noi Giovanni Tocci, ma... Beh, è un grande risultato per lo sport italiano perché già una finale alle Olimpiadi è qualcosa di straordinario, soprattutto perché nei tuffi si qualificano solo 8 coppie, quindi già l'arrivare al mondo, parliamo di 8 coppie più forti al mondo è indescrivibile, e poi un altro salto di qualità che fa ben sperare per il futuro, le prossime Olimpiadi e le prossime gare. E ci saranno, per esempio, l'estate prossima a Roma ci sono gli europei di nuoto, dove saranno presenti anche i tuffi, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Allora, sono eventi che si seguono in televisione, sono pubblicizzati, ma se uno vuole seguire la tua pagina Instagram, dove possiamo seguirti per vedere? Beh, su Instagram sicuramente Lorenzo Marsaglia. Lorenzo Marsaglia, io direi che è il caso di seguirlo, perché direttamente potremmo vivere anche le quinte, che con loro soltanto grazie a questi strumenti che oggi ci sono e ci danno modo di poter entrare in qualcosa di più intimo che accade dietro le quinte insieme a voi. Allora, però non, io qui ho anticipato che c'è un'istruttrice, perché questi 3 giorni le andiamo a chiamare qui con noi, ed esattamente Simona La Blasca, dico bene? Eccola qui, Simona, ciao! Ciao a tutti. Allora Simona, 3 giorni di tuffi, 3 giorni di scuola, insomma insegniamo a tuffare questi ragazzi in mare nel modo corretto e ci sarà un percorso. In cosa consiste e come funziona? Beh, io... Vicino bene? Sì, io solitamente insegno appunto ai bambini di tra, appunto come diceva Lorenzo, dai 5 ai 17 anni, quindi è un percorso che inizieremo dalle basi. Quindi tutti i tuffi che poi Lorenzo vi farà vedere partono dai pennelli. Quindi tutto quello che sono quelli che comunemente chiamiamo tuffa a candela. La candela, ok. Esatto.
avanti, indietro, tutte queste cose, e anche le cadute che servono per imparare le entrate in acqua senza schizzi, no? Le classiche entrate. Quindi faremo un percorso anche con i ragazzi del nuoto. Piano piano arriveremo, spero, a fare un tuffo di testa fatto bene come lo fa Lorenzo. Dalla candela con un tuffo di testa, cioè, voglio dire, vorrei anch'io. Bene, allora però leggo anche essere yoga tutte le mattine, tra l'altro qui sul molo ci sarà questo percorso. Vero? Noi. Anche voi ci siete, tra l'altro ho visto che partecipare anche il nostro Lorenzo, è molto importante questa disciplina. Vero Lorenzo? Sì, è una disciplina molto importante e la pratico regolarmente per tutto l'anno come preparazione per quello che dicevo prima, per la gestione dello stress, della respirazione, anche per rendere al meglio in gara. Assolutamente sì, la concentrazione è fondamentale in tutto, poi non oso pensare in discipline così particolari. Allora, io oggi qui abbiamo con noi 8 nuotatori della squadra GESCO che si tufferanno con noi. Dico bene, dove sono questi 8 nuotatori qua? Scusate, io ero rimesso da qui e non vi vedevo, mi giro, tacca quelli qua. Ah, siete anche in target, quanti anni avete? Aspetta, vi rubo il microfono. Allora, tu sei? Andrea, ho 11 anni. Ha 11 anni, tu? Giacomo, ho 11 anni. Ah, questo è più genovese, ce la sento. Io sono Lisa, ho 14 anni. 14? Federico ne ho 14. 14, è un po' troppo alto per i miei gusti. Marta 16. Marta 16. Alessandra 16. Alessandra 16, bene. Grandicelli ma ancora con buone possibilità di mettersi in gioco. Bene, voi fate parte della squadra della GESCO, intanto saluto anche il presidente della GESCO, un giorno, venga, una battuta anche da parte sua, ci fa davvero piacere. Si autopresenti, perché non ha un nome. Sì, io sono Igor Colombi, presidente della GESCO, come società che amministra la piscina di Alassio ovviamente abbiamo collaborato all'organizzazione di questo evento in maniera molto entusiasta. Voglio ringraziare in proposito tutti gli organizzatori, Danio, la nostra Mara che è lì, che però è timida, non vuol venire, vabbè, la lasciamo perdere. Ringrazio ovviamente Lorenzo e Simona che hanno accettato l'invito e i nostri ragazzi della squadra agonistica. Rubo ancora solo 30 secondi per ricordare che la piscina di Alassio riaprirà le porte il 1° settembre, è completamente rinnovata, e qui ringrazio ovviamente l'amministrazione e vi porto anche i saluti dell'assessore allo sport Roberta Zucchinetti, che arriverà più tardi perché oggi in questo momento è solo un antipasto di una grande festa dello sport che andrà avanti fino a questa sera. E quindi ringrazio tutti, adesso non so, passiamo alla fase operativa, vediamo. Quasi, manca ancora poco. Ma se siete ragazzi, le cose che bisogna aspettare. Lui vuole tuffarsi. Lui vuole tuffarsi. Non so se ti hanno avvertito che il fondale è 50 centimetri, te l'hanno detto? Ok, scherzo. Guarda, hai parlato di fondale di 50 centimetri? Abbiamo direttamente con noi, direttamente da Tokyo, Luca Musella. Grande Luca, vi lascio volentieri il microfono. È una piacevole sorpresa, ciao Luca, ben arrivato qui con noi sul Molo Bestioso. Luca Mostella, preparatore atletico anche della mountain bike, dico bene? Sì, fisioterapista e osteopata. Fisioterapista e osteopata della squadra olimpica di mountain bike. Com'è andata? Allora, poteva andare meglio come risultato. È un'esperienza unica e sicuramente vista da fuori è sempre un'emozione, ma quando sei lì cambia tutto. E lui più di me lo sa, le Olimpiadi è una volta ogni 4 anni, questa volta qua è stato ogni 5, e un atleta passa veramente dei momenti molto difficili durante la preparazione di questi anni, e quando si arriva lì non sempre magari va come deve andare, e il mio pensiero va anche a chi non è stato, perché comunque davvero tutti gli atleti a volte la fanno delle anche degli eventi concomitanti, per cui non si valuta un atleta solo se vince in quell'episodio, no, questo, certo, in quell'episodio. Assolutamente. Per il resto è un'esperienza unica, spero di poter ripetere a Parigi e di fare sempre il nostro meglio. Vorrei solo dire che queste Olimpiadi sono state così belle anche perché con le nostre 40 medaglie abbiamo dimostrato che nei momenti duri l'Italia riesce sempre comunque a dare il meglio di sé, e questo è una cosa che mi fa molto piacere. Grande Luca, grazie di cuore davvero. Un'altra voce che arriva direttamente da Tokyo, direttamente dalle emozioni che sono vissute. Allora, a questo punto ci siamo, Lorenzo, è il momento di tuffarsi. Lorenzo, allora, ora andremo
lascerò il microfono a Lorenzo, ci spiegherà che tuffo andrà. Ricordo sempre a tutto il pubblico che anche sul Moloch c'è il maxi schermo dove in diretta si potranno vedere le immagini, anche subacquee, aggiungo anche subacquee, perché direttamente c'è questa chicca, dunque potrete vedere sul maxi schermo anche la faccia direttamente che vi saluta sott'acqua. Adesso vado a salutare direttamente la telecamera. Allora, dunque, andiamo a scoprire, eccolo qua, già direttamente col costumino azzurro, mi piace questo colore naturalmente. Dunque, qual è il primo tuffo che andrà a realizzare? Allora, il primo tuffo che farò sarà un tuffo semplicissimo, un classico tuffo di testa per di piedi. Che tuffo di piedi volete? Dai, intanto ne faccio uno di testa. E poi dopo ve ne faccio vedere un altro di piedi con la bomba. Bene, allora iniziamo con questo primo tuffo di testa. Musica per la concentrazione. Non sento l'applauso, davvero, ho sentito wow appena si è tuffato. Fantastico, ragazzi. Bene, donne, che dire? Non sto scherzando, guardate. Faccio vedere anche a chi ci segue la pelle d'oca che mi è venuta incredibile e non è freddo, anzi. Semplicissimo. Semplicissimo. Questo era il tuffo base, era il benvenuto, potete immaginare gli altri. Adesso dopo i ragazzi della Gesco ripeteranno le stesse cose di domenica. Allora mi avvicino a Lorenzo. Allora, se questo era quello semplice, spostiamoci da questa parte così almeno ci vedono anche meglio. Allora, se questo era quello semplice non oso pensare. Ah, ma da qua non si possono fare tantissimi tuffi, quindi i tuffi basici per divertirsi d'estate, questo è uno di quelli, un po' avanzato, non è il classico di testa. Leggermente, cioè, l'ha fatto stato una Massimo, ma perché solo di testa? Facciamo anche una. Come si chiama tecnicamente là? Si chiama uno e mezzo avanti, perché è un giro e mezzo in avanti, quindi un giro partendo da di piedi si arriva di piedi e il mezzo giro sarebbe l'entrata di testa. Ah, ok, dunque è un uno e mezzo avanti. Un uno e mezzo avanti, ragazzi, da domani quando vado a fare un uno e mezzo. Bene, adesso ci fai un 4, no scherzo. Adesso invece farò un indietro, due giri, quindi tuffo di piedi con la bomba che chiedevano. Dunque due giri indietro. Signori, applauso sulla fiducia proprio. Wow, sento l'applauso con l'urlo. 3, 2, 1. Bene, bene, sto già guardando la faccia dei ragazzi della Jessica che dopo dovranno rifare anche loro. Stanno guardando dire. Noi non lo sapevamo, pensavamo di andare a fare dei tuffi. Eccolo qua, che è velocissimo anche, torna. Eccoci qua. Bene. Grazie. Lorenzo, grande Lorenzo. E adesso iniziamo a far tuffare i ragazzi. Iniziamo a far tuffare i ragazzi. Allora vediamo un attimino come funziona tecnicamente la spiegazione base, come si ci approccia per fare i primi tuffi. Intanto per tuffarsi è importantissimo un minimo di riscaldamento e questo è bravissimo. Ecco, infatti, bravo Simone, per non farci male. Esatto. Quindi che faremo? Faremo con una corsetta, un po' di andature, un po' di verticali, sentite? E poi un po' di prove a secco dei tuffi, noi le chiamiamo così. Poi insegneremo un po' come si prendono le mani per non farsi male, come si evita di toccare il fondo. Ok, guarda, possiamo fare una cosa, perché adesso poi questa spiegazione, che è molto articolata, richiede anche del tempo.
E dunque adesso loro piano piano, loro come da altri, intanto come si fa a partecipare a questa, a questo corso di tuffi? C'è modo? No. Sì, bisogna iscriversi. Ok. Non so dove. Non sai dove, ma no, adesso lo scopriamo perché insomma non. Daniel, dov'è? No, no. Ufficio Yacht, grazie. All'ufficio Yacht ci si può iscrivere per domani e dopodomani per imparare qualche tuffo. Io ne approfitterei, ragazzi, perché non vi capita più un'esperienza del genere con un olimpionico e con la nostra istruttrice direttamente da Roma. Esatto. Dunque è una cosa che non vi capita più. E da oggi in poi, sapete qual è il bello? Che voi oggi imparate a fare un qualcosa di speciale, dove tutti quanti poi sarete voi a vostra volta a spiegarlo ai vostri amici. Esatto. È una catena che si crea. E questa catena fa sì che chi si verrà a tuffare dal Molo tornerà a casa che sarà arricchito e da d'ora in poi farà i tuffi come si deve, con consapevolezza. Questo è importante. Sono stato bravo? Bravissimo. E voilà. Allora, a questo punto però, mentre intanto, perché adesso c'è veramente una fase di riscaldamento, uno dice non è che vado là, piglio, mi tuffo, no, come qualsiasi cosa, prima c'è una fase di riscaldamento, di preparazione, vedete, non è una battuta che stavano saltando, però ti posso chiedere una cosa, perché in realtà qua sono in migliaia dalla spiaggia, in fondo, che hanno una gran voglia di vederti, possiamo vedere ancora un tuffo tuo, anzi una spiegazione di un tuffo tuo, quando c'è cioè un tuffo semplice, dovessimo fare un corso, uno è sul trampolino, vai, magari vengo con te, poi mi passi il mio, poi mi microfono, però che non ti lanci col microfono. Così almeno avete modo anche di sentire la sua voce, vedi quanti sono, ok. Allora, lo so che voi fate i tuffi soprattutto per fare più bomba possibile, più schizzi possibili, però quello non sono tanto bravo come quella bambina in prima fila biondina che prima ha fatto una bomba gigantesca, e quindi farò vedere come si fanno meno tuffi possibili, meno schizzi possibili. Quindi dunque adesso esattamente vai. Adesso faccio un tuffo di testa normale in avanti e appena si entra in acqua bisogna fare una capriola per non rischiare di toccare il fondo e farsi male, e questo e questa cosa fa dovrebbe far fare meno schizzi. Ok, dunque questo tra l'altro vedranno la capriola sott'acqua chi è davanti al maxi schermo. Attenzione. Normale e capriola, wow, c'è un percorso incredibile dietro, c'è un tuffo, dice se vabbè che faccio un tuffo. Intanto ringraziamo anche le forze dell'ordine, vedo la polizia in acqua con le moto d'acqua, li salutiamo, li ringraziamo, grazie come sempre, presenti con noi. Adesso aspettiamo che torni tu con noi. Questa è Alassio, una giornata speciale, Molo Bestoso. Mi raccomando, seguite la pagina Visita Alassio, Visita Alassio. Tra l'altro questa sera la musica qui sul Molo poi proseguirà, ci accadranno ancora molte cose speciali. Eccoli qua i nostri ragazzi. Allora, attenzione ai miei ragazzi che sono in pedana, i nostri ragazzi della Gesco che sono in pedana. Ora vediamo un attimino che gli danno. Allora, aspetta, facciamo una cosa, vorrei microfonare così tu puoi dire loro che cosa fare. Questi propri, ci fischia la cassa, dovresti, ok. Vai. Allora, si ci avvicina alla punta, vai. Ok, attenzione, spiega bene come. Vai avanti fino alla punta, piedi uniti, piedi dentro, non fuori, non come nel nuoto. Guarda avanti, apri le mani, non si toccano le mani. Guarda avanti, alza il mento e guarda avanti. Giù le braccia. Brava. Nel frattempo ha fatto un vai vediamo vai tu. Fa la stessa cosa, cerca di spingere bene verso l'alto, quindi guarda avanti e spingi su, giù le braccia. Bravo. Devo dire che forse è stato migliore per adesso di te, mi sembra che sia quello che ha eseguito meglio il tuffo. Sì. Vai, attenzione, vai, braccia su, attaccate alle orecchie. Braccia su, attaccate le orecchie, bravo. Piedi dentro, bravo. Uniti, via. Spingi e poi porta giù le braccia prima di entrare in acqua. 1, 2, 3, via, giù. Bravo, lui ha spinto bene.
ha spinto bene verso l'alto, vedi che ci sono i dettagli che provate raggruppando. Ok, provano il tuffo sempre un pennello avanti ma raggruppato, quindi saltano, portano le ginocchia al petto e poi le stendono. Si è scordato di stendere però. Dunque, allora, cioè, ricapitoliamo. Il tuffo come prima, soltanto che prima era un pennello avanti in posizione tesa. Adesso loro devono fare un pennello raggruppato. Il pennello che cos'è? Il pennello è a candela. È a candela, ok. Ricapitoliamo per chi fosse arrivato adesso sul molo, così capiscono che cosa sta accadendo. Quindi braccia su, okay. Devono saltare, braccia salta. Braccia su, fatelo anche voi, braccia su. Prima salti. Esatto. Salti e poi... salti, porti le ginocchia al petto e poi ti stendi. Ah, le ginocchia, e poi c'è di nuovo una distensione. Esatto. Tutto in quest'arco in mezzo secondo. Esatto. Provi, braccia su. Vediamo. Raggruppo e sparo. Quasi, non ha disteso le braccia. Ha staccato prima un piede e poi l'altro, sì. I piedi si staccano insieme. Vedi, è anche bello perché iniziamo a capire i tuffi. Prima uno vedeva un tuffo, si è tuffato. No, oggi riusciamo anche a capire. Vai. Piedi dentro sempre, piedi... bravo, guarda avanti, via. Raggruppo e sparo, bravo, bravo. Non ha proprio raggruppato. Si è quasi inventato un tuffo nuovo, dobbiamo dargli un nome, sembrava un tuffo bicicletta, sembrava... Mi è piaciuto questo, sembrava volesse... Se era più alto, avanti, è vero? Poi avanti, vai. Vai, provo tu. Vai, provalo. Tu hai saltato meglio di... Vai, coraggio, mettiti in punta, guarda avanti. Attenzione. Uno, due, tre. Vai, raggruppa e spara. È un attimino... Ha raggruppato un po' tardi. Ha raggruppato un pelino... Un pelino in ritardo, perché si dovrebbe raggruppare sopra il trampolino. Quindi spingo, raggruppo su e poi scendo. Ok. In posizione tesa. Ma dunque adesso dopo vedremo tu. Vedremo te come... Siamo curiosi a questo punto. Io insegno solo. È un bel tuffo. Un bel tuffo perché Simone ha iniziato da molto grande a fare i tuffi. Ma va? Ha iniziato da pochi anni e già... subito è diventata brava. Quindi adesso ci fa vedere un tuffo. Perché iniziando a fare i tuffi anche da grande si possono imparare bellissime cose. Vai, facci vedere. Allora, aspetta, dobbiamo mettere una canzone speciale per te. Ragazzi, carichiamola. Aspettiamo che si prepara. Vai con le mani, decisi Alassio. Come mi dicono che ci sarà un tuffo in coppia, Dagno Maghella con Angelo Galtieri. Saranno un doppio. Ecco qua, Simona La Blasca, dopo pochissimi anni di tuffi, si può imparare un e mezzo avanti carpiato. Un e mezzo avanti carpiato. Esattamente. Attenzione. Ragazzi. Complimenti, davvero. Guarda, aggiungo anche una chicca che si è notata, ci fosse stato un fotografo avesse immortalato questo momento, stavano bene anche i capelli, perché la coda si è blu. No, vai pure, vai. Ah sì, sistemati a pennello. Sì, creava c'è stato un momento, un attimo di secondo, dove il capello disteso insieme al corpo è veramente stato incredibile. Complimenti davvero. Prego. Bene, a questo punto sei anche già... Dunque, perché ho detto? Perché se si tuffa poi può farci vedere ancora magari qualche cosa, non so, dunque siamo qui apposta. E adesso Francesca ci farà vedere un bellissimo tuffo. Come ce lo fai vedere il tuffo? Adesso. Un bellissimo tuffo indietro, classico di piedi, un pennello indietro. Un pennello indietro. Grande applauso. Vai. Aspetta, concentrati. Uh!
adesso cosa facciamo? Vediamo un po', siamo subito curiosi. Noi, io faccio il pubblico, eh. Le domande che farebbe il pubblico. Avete qualche domanda qui al pubblico, ragazzi? Qui hanno tutti una voglia di tuffarsi incredibili, vedo che avete voglia di... Allora, adesso cosa andremo a... cosa andranno a fare? Adesso lui proverà a fare un tuffo all'indietro. Un tuffo? Come ha fatto la... come ha fatto Francesca prima. Ok. Pennello però... Dai. Indietro. Spingi un po' indietro, entri con le braccia giù. È caduto un po' di faccia perché la testa è la cosa più pesante che abbiamo, quindi se noi, se lui muove la testa per guardare l'acqua, va avanti il corpo. Sì. Va avanti il corpo in diagonale. Per questo dicevo prima, guarda avanti, mento alto, si guarda avanti. Ah, ecco, dunque bisogna guardare avanti. Sì. Non guardare l'acqua, ci viene distinto naturalmente andare a guardare l'acqua. Questo non bisogna farlo, bisogna rimanere in posizione e fidarsi che sotto c'è l'acqua, non di colpo non è arrivato del cemento. Esatto. Uno dice, non la togliamo l'acqua, rimane lì. L'acqua è rimasta, non capito. Esegue anche lui questo tuffo, vediamo concentrato, però concentrati, guarda sempre davanti a te, guarda avanti, bravo, bravo. È stato un po' furbo, furbo? Al posto di abbassare la testa ha tirato indietro il sedere, invece bisogna rimanere dritti e spingere su, invece lui per non andare di pancia giustamente ha puntato indietro il sedere. Okay. Franci, lo riprovi? Vai. Anche raggruppato, non testo. Ha un po' fretta, quando arriva a esatto. Invece ragazzi, quando si arriva in, sul trampolino bisogna concentrarsi, un bel respiro e fare l'esecuzione. Cioè, se lo fa il nostro olimpionico, fatelo esatto, anche voi. Esatto, volevo fare questo, lo facciamo vedere da Lorenzo e voi provate a riprodurlo. Ok, attenzione, Lorenzo in pedana, sul trampolino. Adesso lo farà in modo, vediamo... era sopra il trampolino e poi tutto il tuffo continua dritto. Dunque uno slancio in alto, si esegue l'esercizio, dopodiché si distende, esatto. E si entra in acqua dritto. A siluro, esatto. Vedi l'idea? E andiamo. Sì. Beh, riprovano a farla indietro. Prima guardando avanti. Com'è andata? Meglio di meglio prima, di prima. Sì. Si migliora vista d'occhio, eh? Ok, Giacomo, quando ti metti in punta, talloni fuori, quasi solo le dita stanno dentro. Talloni più fuori, più bravo, così stai in equilibrio. Wow. Vai, un po' più dentro, ma tieni i talloni fuori. Non ci credo. Allora, guarda avanti, braccia su, via, spingi indietro. Giù le braccia. Bravo. Allora, incredibile ma vero, si sta... Il presidente si tuffa. Il presidente si tuffa, il presidente della Geschio. Ha il costume, dunque, bel momento perché andremo a vedere direttamente il presidente. Noi facciamo facile, da fuori guardiamo, io commento, sono anche bravo. Poi mi vedo che annuisce quando mi guarda e mi dice, ma che bravo, sei questo ragazzo. Però poi tra il dire qua e il fare là... Presidente, se vuole metto 9 settimane e mezzo mentre si cambia. Io... Ce l'ha il fisico da presidente però, eh? Signori, questa è Alassio. Una perla della nostra Riviera. Adesso andremo a scoprire... Farà un tuffo di testa. Farà un tuffo di testa? Abbiamo concordato così. Wow, allora un attimo, cioè, allora, dunque, parte, la spinta è sempre verso l'alto, e poi dove sale di testa? Bravissimo! Cioè, io scherzavo, metto 9 settimane e mezzo, si cambia, adesso ragazzi...
Angelo, le tocca. Complimenti a Lorenzo, presidente della GESCO. Beh, devo dire che ottimo testimonial, possiamo dirlo. Sì, assolutamente. Tra l'altro dopo avremo qui con noi anche Nicolo Curato, che compie 150 anni, dopo più tardi sarà qui con noi. Mi fa davvero piacere perché è la grande società. Ringrazio tutti i ragazzi dell'assistenza, i nostri magnini davvero, perché fanno un grandissimo lavoro di responsabilità e davvero a loro va un grandissimo applauso. Proveranno a fare un tuffo in sincro Lorenzo e Lorenzo. Lorenzo, i due Lorenzi? I due Lorenzi. Tuffo in sincro? Diego. Igor, non Lorenzo. Igor, qua ho visto. Ho sbagliato. Ah no. Igor. La nota è la presidente Cesco che saluta Lorenzo, dunque è un'altra cosa. Allora attenzione, allora che cosa andrete ad eseguire? Scusate, un tuffo di testa in sincrono. A questo in punto saremo attenti e daremo i voti si danno da 1 a 10, da 0 a 10, da 0 a 10. Bene, a questo punto mi trasformo mi sposto per vedere meglio. Ci siamo pronti? 3. Bravi! Gli do la sufficienza, grazie. Sì. Gli diamo la sufficienza. In mezzo. No, perché è scivolato il piede. Ed è quello che ho notato, capito? Ho notato che il piedino ha sgommato leggermente sulle. Ci sta. Bene. Questo è Alassio, signori. Mi raccomando, seguite Città di Alassio, visita Alassio, scoprite tutti gli eventi che giorno dopo giorno vi accompagnano nella vostra vacanza qui ad Alassio. Questa sera la serata proseguirà qui con me sul molo nel titolo Musica tra mare e stelle. Una passeggiata magica da vivere magari con la vostra fidanzata, con il vostro papà, con la vostra mamma, con qualcuno che avete voglia di dire che è una persona speciale. Questa sera il molo Bestoso vi aspetta. Intanto stanno facendo un brief per vedere che tuffo. Voi volete ancora vedere Lorenzo? Proviamo a insegnare ai ragazzi un fondamentale nei tuffi che si chiamano le cadute, che servono appunto per imparare a fare le entrate in acqua senza schizzi, e per i capofitti, quelli che hanno fatto loro, si chiama caduta avanti. Caduta avanti, ve la fa vedere Lorenzo, si ci mette in posizione, gambe tese, metto le mani avanti, tiro sulle punte e mi lascio cadere, stringo il sedere. Serve per imparare le entrate in acqua. Ah, ok, questo lo vedi? Questa è una tecnica importante, una tecnica base, possiamo definirla così? Dunque è importante per voi che avete visto come si fa, ragazzi? Intanto permettetemi di salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su Facebook. Io faccio un saluto agli amici che ci stanno seguendo su Facebook. Ciao a tutti, benvenuti qui in collegamento, siamo qui sul molo Bestoso di Alassio per una giornata dedicata all'Olympic Dives Alassio con Lorenzo Massaglia, il nostro lituanico, che oggi è qui. Perché se fosse collegato adesso, in questo momento ci sono i ragazzi della GESCO che stanno facendo già i primi tuffi, perché qui per 3 giorni si farà una specialissima scuola di tuffi. Qui c'è una tradizione su questo meraviglioso molo Bestoso che ha visto tuffarsi veramente migliaia di persone. Allora abbiamo deciso di portare davvero una grande chicca per imparare a tuffarsi nel modo migliore e portare questa tradizione all'eccellenza. Vogliamo che questo molo diventi un po' un punto di riferimento, un simbolo del tuffo fatto bene, perché no? Io intanto parlo da casa, possono vedere le immagini, dunque vedete proprio che gli istruttori passo passo seguono i ragazzi per far sì che il gesto atletico, perché di questo si tratta, sì, l'altezza qua è già una bella altezza, no? Quanti metri saranno qua più o meno, Lorenzo?
indicativamente, 4 metri? 4 metri io guardo, ma se vado là sopra e guardo l'acqua non è che mi butto tanto così a quel leggero. Dunque, vediamo, mi sta spiegando la tecnica. Perfetto, bene, bene. Si è lanciato un attimo in pro, bene, bene. Sapete cosa vi dico? Peccato che non ho il costume. Daniel me lo poteva dire, io mi sarei messo il costume perché veramente... Non lo sto scherzando, guarda, avrei provato veramente. Fatti i fatti tuoi. Stai dicendo solo uno io per te. Andiamo. C'è anche il pelo sotto l'ascella lui. Concentrate, adesso lo sto sconcentrando. Vedete? Sono le 18 in questo momento. Vediamo. Vedete, le ginocchia vanno in dentro. Si sente più a suo agio diversamente, ma ci fidiamo di lui. Anche a Deva. Essere facile, perché vedete che quando poi si mettono in quella posizione e li guardate, capite bene che si sente un attimino a disagio, vedete? Poi giovanissima, cucciola. Immagina che sotto ci sia un panino di Nutella. Bene, bene. Brava, bravissima. Come si chiama lei? Francesca, bravo Francesca, un applauso a Francesca, ragazzi, dai, facciamoci sentire. Lorenzo, lo so che ti chiedo troppo, però mi chiedo, no? Perché giustamente, cioè... Se potessi ancora farci un tuffo, un doppio, un tuffo, ci fidiamo di te, un tuffo che tu sai che quando, guarda, un tuffo che strappa questo, deve strappare un, oh, ecco, questo è il tuffo che, allora attenzione ragazzi, scusate di nuovo, guardate tutti quanti, ci siamo, Lorenzo è di nuovo sul trampolino, come si chiama il tuffo che vai a realizzare? Un tuffo con la verticale, ah, con la verticale, dunque sali in verticale sul trampolino e, ok, un tuffo con la verticale, semplice, ma semplice per lui, chiudo la parentesi. Vediamo. Semplice. Wow, ragazzi. Lorenzo Marsaglia. C'è un detto che dice tutto è difficile prima di diventare facile. Ed è veramente vero. A Lorenzo dedicano anche una canzone alle ragazze. Bello, bello impossibile, con gli occhi e il tuo sapore medio orientale. Bello.
agli occhi azzurri, vabbè, i dettagli. Aspetta, ricordiamo il microfono, dai, da queste parti qua. Gelato. Adesso c'è. No, adesso c'era la dimostrazione dei tuffi che state facendo in modo perfetto. Discutendo su quelle che sono le caratteristiche tecniche anche del trampolino, dico bene, perché il trampolino in questo caso è un trampolino che? È un trampolino più facile da usare, quindi è rigido, è piccolino per evitare di farsi male, ma sicuramente non è quello che usiamo noi in piscina per fare le gare, quindi è anche difficile fare tanti tuffi diversi da questo trampolino, da questa altezza, quindi... No, infatti, no, questo è un dettaglio che sembra, diciamo, tra il trampolino e tuffo. No, fa un'enorme differenza, perché adesso esatto. Avessimo voluto dire, non so, per favore, facci non so che cosa. In realtà, anche volendo non è possibile, perché non ci sono le condizioni per poterlo fare. Ah, tac, ho visto una telecamera che si è girata sempre con gli amici di Facebook. E dunque, non ci sono alcune caratteristiche per fare certi tipi di tuffi. E tra l'altro non esatto. Fa anche caldissimo, dico bene, mi dici? Fa anche un po' fresco, sì. Meno male, mi viene a dire, perché in questi giorni ha fatto un caldo che... Grazie, mi viene a dire, vi state godendo, vabbè, adesso si sta già decisamente molto meglio rispetto al primo pomeriggio, però molto bene. A questo punto proseguiamo con i ragazzi, fargli fare ancora qualche tuffo. Esatto, magari se c'è qualcun altro che vuole provare... C'è qualcuno che vuole provare, ragazzi? Dai, vediamo, c'è un volontario. Come ti chiami? Di dove sei, Alessandro? Milano. Ecco, Alessandro di Milano, che proverà a fare un bellissimo... Mortale indietro. Un bellissimo salto mortale indietro. Salto mortale indietro, ci ha detta così, ci ha detto... Ne prendiamo uno, sì, vieni, tu fai un salto mortale. Però non fare male. Ragazzi, un applauso a Alessandro sulla fiducia, voglio dire... E poi puoi scegliere, se lo fai bene puoi scegliere. Allora, tutti pronti? Wow! Grande applauso! Wow! Alessandro da Milano. Grande Alessandro, un applauso Alessandro, ragazzi, ce lo merita. Puoi tornare trionfante tra tutte le donne che ti stanno aspettando. Abbiamo un altro volontario? C'è qualcun altro che vuole provare a fare un tuffo? Vieni, tu sei, come ti chiami? Ruben, di dove sei? Ruben di Alassio. Ruben di Alassio, vai, Ruben di Alassio. Allora abbiamo Ruben di Alassio che contro... ci fa vedere un bellissimo 1,5. Allora, Ruben di Alassio contro Alessandro di Milano, parte la... Attenzione, concentrati, concentrati. Bravissimo. Alassio 1, Milano 0. Complimenti, applauso, bello Ruben, bravo. Quanti anni hai, Ruben? 17 anni.
Ma tu vieni spesso qui sul molo, immagino? Ruben, vieni spesso qui sul molo, tu fa tutti i giorni? Sì, tutti i giorni. Beh, devo dire che si vede, perché cioè, fare un tuffo del genere, sì, da 4 metri d'altezza non è che sia una cosa che arrivi, tacchi, arrivo, faccio un tuffo, poi torno a casa, perché non oso pensare quanto cucchi con questo tuffo tu. Tu aspetti il momento giusto che arriva quella che ti piace, poi tac, guarda se lo sta guardando, fa finta di niente, appena che... Uno e mezzo avanti. Dai, aspetta, aspetta, cos'è che facciamo? Adesso facciamo un altro... Allora, però adesso il nostro Ruben che cosa si farà? Tuffo sincronizzato. Tuffo sincronizzato? Un genovese con uno di Alasso, un tuffo sincronizzato, bella, è una bella coppiata, ci piace. Ma per curiosità, ragazzo di Genova, è genoano o sandoriano? Genoano? Ai 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 ai. Qui c'è tutto il professionismo del molo. Tutto il professionismo, pensa se era sanguinario. Grandi ragazzi, complimenti davvero. Qualcun altro ragazzi che vuole fare un tuffo? Che vuole provare a fare un tuffo di quelli che hanno spiegato i nostri istruttori? Vuoi provare? Dai, vieni. Abbiamo un altro volontario, giovane. Abbiamo un tuffo semplice di quelli che hanno spiegato. Vai. Vai, ok. Anche la canzone giusta. Ragazzi, un applauso. Chi è che si vuole insultare su questa canzone qua? Allora, stanno arrivando i ragazzi a fare le bombe? Le bombe. Le conche. Ah, le conche, non le bombe, le conche. È il momento delle conche. Attenzione, è in pedana con... No, questo tuffo di testa. Tuffo di testa, tuffo di testa. Tuffo di testa. Abbiamo anche la musica per le conche. Alasso 2021.